Wolfgang Amadeus Mozart si presenta idealmente al centro della storia della musica. Ai suoi tempi, le varie forme musicali stanno raggiungendo la loro pienezza. C'è l'opera, in cui i personaggi cominciano a raggiungere una loro precisa fisionomia. Non più, quindi, un generico contrasto di affetti, ma un dramma vero di persone vere. E c'è la musica sacra, dove coro e orchestra si diffondono in contrasti nitidissimi. E c'è il grande fatto nuovo della musica, la forma della sonata e della sinfonia. Inizia l'epoca in cui ascoltare musica non è soltanto seguire il filo di un discorso, ma capire una dialettica di idee. Wolfgang Amadeus Mozart tutto domina nei suoi 35 anni di vita. È in questa breve luce di esistenza, dal 1756 al 91, eccelle in tutto, come forse nessun altro mai. Eppure non ci intimidisce Mozart. Grande, grandissimo, potente, gigantesco. Termini che già cominciano a allontanarsi dalla nostra idea di lui. Amico piuttosto, vicino, saggio. Oh, certo, c'è una grande civiltà, c'è questa nascita del momento nuovo della musica che in lui prende una luce particolare. Se ad esempio sentiamo un concerto di Mozart, subito avvertiamo questa grande mano di artista, di genio, e sentiamo dietro questa civiltà. Anche nel concerto, come nella sinfonia, nella sonata, c'è contrapposizione di idee. Anche nel concerto c'è il filo di una logica che si dipana. Ma c'è anche un invito a rispondere. Voglio dire, anche un non concertista, uno che solo gioca con lo strumento, così si esprime, sentendo l'orchestra di Mozart, è invogliato a mettersi a rispondere, quasi con l'idea che se quello che Mozart ha scritto non l'avesse scritto Mozart, l'avrebbe inventato lui sul momento. Vuol dire con normalità, con semplicità. E con questa amichevole risposta. Ci sentiamo trasportati
come a camminare in una esattezza. Un'esattezza che cela come degli abissi imprevedute. Perché il colloquio con Mozart. Avventura. È una esperienza completamente diversa dal colloquio con gli altri. E il concerto non è più il tessere insieme una specie di orditura comune come in Bach. Non è ancora nemmeno la lotta, l'avventura, il contrasto fra personalità differenti, magari eroiche, come al tempo di Mozart non si poteva ancora fare, come al tempo di Beethoven sarà, e soprattutto dopo dei romantici. È un rapporto diverso, un rapporto curioso, sottile, direi di seduzione. Thank you.
Anche l'oboe ha in Mozart un suo fascino particolare. Certo, non ha più il timbro struggente o patetico che aveva in Vivaldi o nell'Anonimo veneziano. Ha invece una sua linea, una sua nitidezza, un suo discorso fatto di contrasti e di ritrovamenti con l'orchestra. Insomma, in Mozart anche la seduzione ha una sua castità, un suo mistero. Al fin siam liberati, zerlinetta gentil, da quel sottone. Che ne dite, mio ben so far pulito? Signore, è mio marito. Chi? Colui? Vi par che non astuomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto possa soffrir, che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifo il caccio vil si è strapazzato. Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo. Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti sì belli, quelle ditucce candide odorose. Parmi toccar giuncata e fiuta rose. Ah, non vorrei. Che non vorreste? Al fine ingannato restar. Io so che rado con le donne, voi altri cavalieri siete onesti e sinceri. È un'impostura della gente plebea, la nobiltà ripinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante io vi voglio sposar. Voi? Certo io. Quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioiello mio ci sposeremo. La ci darem la mano, ma mi dirai di sì. Vorrei
che è amore in Mozart, comunque. E insieme è bellezza e precisione di forme e anche bellezza della ragione. E in questo, certo, la storia ha la sua parte. E c'è il momento storico di Mozart. Da poco è terminata la moda dell'Arcadia. L'oasi dove fuggire a un'arte troppo solenne è una storia troppo tragica. Eppure si sentiva già il bisogno di una disciplina della ragione che mettesse ordine in quella che veniva chiamata l'avventura della vita. C'era ancora la fiducia in un potere che discende dall'alto, ma nell'aria c'era già sentore della rivoluzione. Del resto, l'ordine non poteva che venire dall'uomo. E c'è la vita, la sua vita. Questo Mozart dall'infanzia prodigiosa, dai viaggi inquieti del bambino, del ragazzo. L'amore, infelice e irrequieto anche nel matrimonio. Il mestiere di musicista, servo tra i servitori. Il dignitario di provincia che lo prende così, un po' a pedate. E il pubblico che acclama e che dimentica. Il denaro che manca sempre, gli scherzi, l'allegria. E poi questo struggente bisogno di amore e di dare. C'è tutta la sua ideologia, anzi la sua idea, quello di un affratellamento di uomini che ancora non conoscono le orgogliose separazioni tra patria e universo, tra chiesa cattolica e massoneria. C'è la fede, problemi pochi, cieli aperti, fiducia nell'operare quotidiano. Ecco, c'è Mozart, questo uomo infinito che non ci spiega nulla di se stesso e tutto di sé mette alla nostra portata. E poi ci siamo noi qui dentro, che nella musica di nostro fratello Mozart ci riconosciamo e qualche volta, forse segretamente, speriamo un poco di rassomigliargli. Thank you.
Mozart dunque è al centro della storia. Ci riporta all'antico in un certo senso. Sembra riassumere un po' una perfezione perduta. Eppure no, ci porta proprio al nostro mondo. E anche nelle sue forme più classiche della sinfonia, è come se lui ci venisse incontro per la nostra strada, a mettere ordine, a chiarire. Thank you.
Ma lui l'avrà saputo? È proprio quello che si chiedevano qualche giorno fa, Graziella e Lorenzo, quando decisero che per far capire meglio gli orizzonti che Mozart apre nella storia dell'opera, era opportuno andare ad incontrare un regista come Giorgio Strehler. Mozart ascoltato così, in mezzo alla gente, in macchina, con tutto che ci passa attorno, in mezzo alle cose d'oggi. Ci avrà pensato lui, non solo alla gente d'oggi, ma alla gente, alle cose, lui così divino. Oh, certamente, nella musica di Mozart c'è talmente una umanità ed è la sua grandezza, il suo grande, quello che ci fa chiamare il mistero Mozart, questa sua, questo connubio di umanità e di cose celesti, connubio di umanità non soltanto di vita di tutti i giorni, ma fatti di vita di, storica, della storia dell'umanità. Ma voi artisti, quando cantate queste cose meravigliose, così sospese fra cielo e terra, dovrete fare una ricerca particolare, soprattutto in teatro. Sì, Mozart presenta certamente uno studio speciale, perché Mozart si canta, ma Mozart si recita. E la sua musica, appunto, così, così divina, così celestiale. Ecco, adesso andiamo da Strehler e cerchiamo di lavorare, ma riusciremo a capire noi il segreto di questo vostro modo di cercare? Noi ve lo mostreremo. E anche per noi ci sarà dunque un lavoro, come c'era per Mozart, come c'è per voi, come c'è per chi ascolta e guarda il teatro. Ricordate le nozze di Figaro tratte dalla commedia di Beaumarchais? Il conte che trascura la contessa in cerca di avventure galanti, Susanna la cameriera, fatta oggetto delle sue pressanti attenzioni, proprio il giorno in cui si sposa con l'altro cameriere, Figaro, e gli equivoci, gli inganni, i travestimenti, fino all'ultimo atto, dove nella sera il conte crede di star seducendo Susanna ed invece si trova con la contessa travestita e deve chiedere perdono davanti a tutti.
E ricordate i personaggi che popolano quella casa nobile, come il famoso paggio Cherubino, che ama la contessa, ma anche un po' tutte le donne. Più cosa son, cosa faccio? Or di fuoco ora sono di ghiaccio. Ogni donna cangiar di colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. Solo i nomi d'amor di detto mi si turba, mi saldere il petto. Momento. E direi bene, Graziella, e questo che tu hai fatto è uno dei cherubini possibili, no? È un'interpretazione possibile del cherubino. È chiaro che un'interpretazione ha degli infiniti modi per essere, ma ognuno di questi deve essere legato alla realtà della musica. Nell'opera lirica è la musica, è quello che è scritto, che dice tutto. Mozart in genere poi dice sempre tutto quello che c'è da dire, no? Ci indica tutte le cose, ma non ce le indica tutte. Cioè non ci può indicare, per esempio, se il costume che tu porti in questo momento è proprio il costume che deve essere quello di Cherubino, perché Mozart dice che Cherubino è un paggio, ci dà una certa età di questo personaggio, però poi non si dice che essendo un paggio deve avere il cappello e la piuma. Ecco, io ma per esempio, in teatro non so, normalmente i paggi hanno il cappello. I paggi hanno il cappello e la piuma, quindi sì. I paggi devono, e il paggio deve avere il cappello e la piuma. Ma a noi interessa, io direi, non tanto questo dato, quanto il dato che questo ragazzo che nasce all'amore, che nasce alla vita, che scopre il mondo praticamente attraverso le donne, e deve avere una certa età, e deve avere un certo fuoco, deve avere una certa luce, una certa cosa. Io direi, la prima cosa, se io dovessi dire, io direi tirerei via il cappellino, cambierei il costume, tirerei via tutto, dico, lo vedrei, tirerei via anche la parrucca, tirerei via la parrucca, e naturalmente vengono fuori i tuoi capelli che sono femminili, però se fossero più corti, sai che allora mi portavano i capelli tagliati cortissimi. Beh, e poi tirerei via la giacca, metterei un altro vestito e via dicendo. Questo allora. Ma potresti anche metterti magari una tua cosa, non so, una cosa semplice, una cosa che tu porti nella vita. E intanto domanderei a Lorenzo Arruga se il problema è, come io credo sia, no, racchiuso nella partitura. Per esempio, chiederei qualche cosa sul problema dei tempi. Ecco, per esempio, il tempo di questa aria di Cherubino. Ma è chiaro che qui è un problema non soltanto perché i tempi sono sempre un problema, entrando in un gioco di rapporti fra le arie, fra tutto, ma anche perché è un allegro vivace ed è in due, che porta a quasi sempre interpretazioni diverse. Sì, ma i tempi dipendono anche un po' dal cantante? Beh, dipendono dal cantante e anche dal direttore d'orchestra. Sì, il cantante dovrebbe mettersi d'accordo col direttore d'orchestra. Deve mettersi d'accordo col direttore d'orchestra, no? Certo che alla base, anche per il direttore d'orchestra, evidentemente, il regista non c'entra in questo caso. Il regista può dare delle indicazioni di azioni nell'opera lirica, parla il responsabile. Sì, ma aiuta nel dare l'indicazione, dà l'indicazione dell'emozione, che non è soltanto esattamente, musicale, ma è anche teatrale. Certo, il gesto dipende direttamente poi dalla musica, dal tempo musicale. Ad esempio, lei prima ha fatto dei gesti estremamente composti per tenersi a questa versione tradizionale. Adesso, accelerando il tempo, certamente sarebbe portata a farne degli altri. Io penso che un attore non potrebbe dire
frasi di questo genere, no? Con un ritmo lento, no? Come sono le parole esattamente, sì. Io poi non me ne ricordo mai. Non so più cosa son, sì, cosa faccio. Non potrebbe dire non so più cosa son, cosa faccio, ma no, è un altro. Dovrebbe, e c'è, la situazione è un'altra, è un ragazzo che è rapito da una visione, da un affanno, via dicendo. A questo punto dovremmo verificare se Mozart l'ha intesa così o no, ma Mozart naturalmente l'ha intesa nella maniera più alta musicalmente e nella maniera più logica e più esatta nel senso di quello che dice. Quindi ha chiesto evidentemente un tempo abbastanza rapido, un movimento motorio e un modo di cantare che è più interiorizzato evidentemente e che ti porta naturalmente a una maggiore mobilità sia espressiva sia del fatto fisico. Cosa più, cosa so, cosa faccio? Ogni fuoco, ora so, dove mi faccio? Ogni donna cangiare di colore, ogni donna mi fa palpitare, ogni donna mi fa palpitare, ogni donna mi fa palpitare. Praticamente forse sarà un po' più promosso, sarà così, ma è un'indicazione che noi vogliamo dare, no, a un certo momento, di questo affanno che è scritto nelle parole e che è trasferito perfettamente nella musica. La tradizione o il modo tradizionale di intendere questo personaggio è quello di farne in fondo un giovanetto asettico, un giovanetto che non ha problemi erotici, non solamente amorevoli, ma che non è fatto di carne e di sangue, che non ha quindi dei rapporti o non vuole avere dei rapporti con delle persone. Quindi si intende sempre un po' a fare nell'opera settecentesca e anche nel teatro del Settecento un po' la gente, no, in punta di piedi, che al massimo si inchina, si dà la mano, ma figli non ne fa. No, a un certo momento baciarsi non ci si bacia perché non ci si deve baciare, perché è sconveniente e via dicendo. E invece i figli sono fatti anche nel Settecento, l'amore c'è stato, la vita ha continuato e quindi non c'è nessuna ragione che nelle opere e anche nel teatro questo fatto non si riflette, soprattutto in un'opera di Mozart, grande uomo d'amore, che tutto ha provato, tutto ha sentito e tutto ha dato a noi. Però ecco, dico, se tu devi cantare, andare avanti, io perché non adoperiamo questa, ecco, vedi? Ecco, vedi? Dico, non sta bene insieme, sta bene insieme perfettamente. Dico, non è che diventi un maschietto così, però sei già più credibile, insomma, perché sei tu, Parlo d'amore vegliando, parlo d'amore sognando, all'acqua, all'ombra, ai monti, ai fiori, all'erba, ai fonti, all'equa, all'aria, ai venti, che in suon dei mani accenti portano via con sé. Sognando all'acqua, all'ombra, ai monti, ai fiori, all'erbe, ai fonti, all'ico, all'aria, ai venti, che il suon dei mani accenti portano via con sé. Oh,
poiché abbiamo scelto come pretesto un pretesto altissimo, il più alto forse possibile per parlare di Mozart, quello delle nozze di Figaro, Desderi, vieni come Figaro, però ecco, non è possibile che tu ti presenti con... Okay, benissimo. Te l'hanno dato, lo so, è un costume tradizionale anche questo, rosso, perché Figaro è spagnolo, rosso e nero, quindi... Però io dico, per fare questo Figaro, cominciamo, io spoglio questa sera i personaggi a un certo momento, però, dico, c'è una ragione in fondo. E nel primo atto Figaro si presenta come è. Mi ha svelato che... Che hai una camicia di seta. Oh, hai una camicia di seta. Benissimo, va bene lo stesso. La camicia di seta ti è stata regalata dal conte. Sì, tu l'hai accettata, ma la malincuore. Quindi... Ecco, l'atteggiamento è un po' tradisce la sua tendenza rivoluzionaria. Ma sai qui si è discusso tanto su quello che da Ponte e Mozart, diciamo da Ponte e Mozart, perché Mozart, come tu sai, entrava sempre nei libretti dei suoi librettisti, non, era un collaboratore letterario fortissimo. Direttamente. Quindi hanno fatto in rapporto a quello che è il matrimonio di Figaro di Beaumarchais. Alcuni dicono che è stato tolto una carica rivoluzionaria che naturalmente in Beaumarchais è estremamente chiara, ma alcuni altri, tra i quali io, pensano che invece sia stata trasferita in un certo senso, cioè sia stata adoperata in un modo diverso il medesimo materiale. Non ti andrai far valore amoroso notte giorno intorno girando delle belle trovando il riposo, narcisetto dolcino d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto dolcino d'amor. Ecco, e continui naturalmente così. Immaginiamo che Cherubino sia al centro e tu descrivi intorno a lui. Non ti avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai. E qui comincia la seconda parte dell'aria comincia a descrivere qual è la vita che aspetta adesso quella militare, cioè la vita militare, quella che comincia come no, tra guerrieri, pozzo, pacco, tra mustacci, scoppi spalla, bianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante. Non si sa bene se è un casco o del turbante. Molto onor. Poco contante, poco contante, volte contante. Ecco, e qui, proprio a questo punto, c'è la grande satira antimilitarista di Mozart, il quale fa balenare davanti a Cherubino non più soltanto i colleghi con i baffi, il sacco, il turbante o il casco, ma veramente quello che è la vita della guerra, la vita militare anche in guerra, cioè la marcia nel caldo, nel freddo, perché le bombe arrivano e le pallottole fischiano lo stesso. E a questo punto, evidentemente, penso che l'attore, cantante, debba non tanto prendere in giro Cherubino, quanto farli balenare per un attimo un momento abbastanza agghiacciante di quello che lo può aspettare. Tutto questo si risolve poi, naturalmente, in un gioco, se vogliamo, però comunque c'è questo squarcio drammatico. Io credo che proprio l'attore dovrebbe quasi quasi sul posto mimare, no? Cioè, come sarebbe qui? Che c'è nel fandango, che c'è per una marcia nel fango, per montagne, e dare il senso di una gravità. Con le nevi solleoni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo,
Narcisetto, Adoncino d'amor, delle belle turbando riposo, Narcisetto, Adoncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione e anche alla fine dell'opera delle nozze di Figaro. E Figaro non è più Figaro adesso, ma è il conte, quindi tu ti prenderai una giacca per fare il conte. E Cherubino non è più Cherubino, ma è la contessa. Quindi in scena sono il conte e la contessa, i due personaggi nobili del dramma. E questo momento che abbiamo scelto è il momento forse culminante di tutta questa storia, è il momento in cui i personaggi si perdonano. Già prima si sono perdonati, la coppia si è perdonata, la coppia plebea, la coppia cioè di Figaro e di Susanna, si sono perdonati gli errori e le follie che hanno commesso, seguono il conte e la contessa. In un certo senso hanno aperto la strada ai personaggi plebei, ai personaggi nobili, in un cammino di conoscenza. E a questo punto, ecco, il conte e la contessa si perdonano, forse non è un perdono privato, non è un perdono soltanto della coppia che si è ingannata o ha tentato di ingannarsi, ma è un perdono che l'uomo e la donna chiedono l'uno all'altro, in quanto uno è uomo e l'altro è donna. Si conferma l'universale. È un perdono che chiedono al pubblico, alla gente. Ci dobbiamo perdonare, dobbiamo capirci, siamo tutti fallibili, tutti sbagliamo. Questa è probabilmente la grande lezione umana di Mozart. E qui occorrerebbe anche un pochino d'atmosfera, occorrerebbe, non so, una notte, per esempio, insomma, fai un effetto magari, ecco, così, notturno, diciamo. E ecco che il conte e la contessa in questo giardino immaginario, no? Si rincontrano, si guardano in faccia e qui Mozart ha messo una grande corona prima che questo andante attacchi, cioè prima che il conte chieda contessa perdono. Io direi che siete uno di fronte all'altro, veramente il momento della verità. Cosa succederà? Ecco perché ha messo la corona, perché il pubblico, l'azione si ferma con una corona musicale e non c'è musica. C'è qualche cosa che deve succedere in scena e questo qualche cosa è questi due personaggi che si guardano negli occhi in faccia al di là dei travestimenti. E cosa succede adesso? Può succedere di tutto, può succedere, no? Qualunque reazione possibile. Quindi si guardano quasi meravigliati di trovarsi di fronte l'uno con l'altro, c'è questa corona e qui gli attori devono veramente dare questa sensazione di guardarsi. Guardatevi, ecco così, poi ecco la corona della quale si guarda. Sorridi un po' anche. Sì. Non solamente umilia, ma A loro. Semplice. Sei troppo eloquente. Cioè, è così come esercizio, ti pare? Cioè, abbiamo fatto capire, adesso possiamo anche diminuire al limite, appena, forse a loro, forse a tutti. Perdono con te. Siamo tutti poveri. E tu cosa dici? Pausa, ecco qui c'è un'altra corona. L'orchestra, il direttore d'orchestra, i cantanti devono sapere, qui c'è un momento, quando attacchi, quando senti, come a teatro succede, qua la pausa quanto dura, non si sa, che puoi dirgli sì, ti perdono anch'io. Ecco, allora facciamo le due, no? C'è la corona e tu guardi lei e adesso io cosa ti dico?
ti dico... Sorridi un po', è così la vita. Guardala lei adesso, lei cosa farà? Lei farà come... Più do. Però in un momento quasi di estasi, ma sì, io non avrei paura di dire, di estasi quasi mistica, in un momento di librato al di fuori, al di sopra di quella che è la contingenza momentanea della commedia o dell'opera, finisce con questo perdono umano che gli esseri umani si chiedono, o dovrebbero perlomeno chiedersi gli uni agli altri, proprio perché sono umani, le nozze di Figaro, di Mozart. E se noi abbiamo scelto questo esempio di teatro musicale per parlare di Mozart, forse abbiamo scelto veramente una delle grandi cose che il genio umano ha prodotto, qualche cosa che resta nel tempo per sempre e per tutti. Ma Mozart non ha scritto solamente le nozze di Figaro, ha scritto Don Giovanni, ha scritto la natura del Serraglio, ha scritto il Fausto Magico, è veramente un interprete, in questo caso io come regista, non sono nemmeno un musicista, l'interprete si trova smarrito, si trova di fronte a una tale ampiezza di genialità, di umanità, di musicalità, di completezza della espressione formale con quello che è il messaggio, quello che è la sostanza di quello che si vuol dire, che veramente l'interprete non sa come risolvere i suoi problemi. Affidarsi alla musica, affidarsi alla parola sembra semplice, è la cosa più difficile quando si tratta di Wolfgango Amedeo Mozart.
rosa che spira tra le viole, all'improvviso può diventare amara a chi l'ascolta, una concorde soavità di suoni, un'allegria degli strumenti in festa, turbano forse con tristezza strana. E non sappiamo, no, tesi nell'ascolto, se alla fine, saremo più